Geremias contro Bossari, faccia da bastardo, la risolviamo fuori, la Lagerbach allerta il GF VIP. Alta tensione al Grande Fratello VIP. Nella notte tra lunedì 25 settembre e martedì 26 settembre, Geremias Rodriguez ha pronunciato delle parole all'indirizzo di Daniele Bossari, che non hanno fatto piacere agli spettatori del programma. Il giovane ha definito il conduttore bastardo e persona di mere e ha assicurato che avrebbe risolto le cose con lui fuori dalla casa. In rete si è scatenato un dibattito che ha portato all'intervento della moglie di Bossari, Filippa Lagerbach. Geremias e la presunta minaccia a Daniele Bossari. Subito dopo la diretta della terza puntata del Grande Fratello VIP, Ignazio Moser ha riferito a Geremias Rodriguez di essersi sentito tradito da Bossari. Il motivo? Al momento delle nomination, Daniele ha fatto il nome di Moser perché gli ha rivelato di tenere un diario su cui annota il voto dato alle donne con cui è stato a letto. In realtà, è da giorni che il pubblico conosce questo dettaglio, ma Moser è convinto che sia venuto alla luce solo nella puntata di ieri. Geremias si è mostrato solidale con lui, definendo il gesto di Bossari una bastardata. Quindi ha aggiunto delle parole che sono state lette da alcuni come una velata minaccia. Ha proprio la faccia da bastardo. Non puoi capire come mi provocava. Mi faceva tutto il Signore. Mi stava facendo uscire il demonio, che è quello che mi esce a me. Questa cosa la sistemo fuori. Geremias Rodriguez dice di essere stato provocato da Bossari. Più tardi, Geremias Rodriguez ha spiegato ad alcuni inquilini della casa di essersi sentito provocato da Bossari. Ha visto il mio lato aggressivo. Dovevi vedere come mi ha provocato oggi. A me, te lo giuro, è venuta una voglia di dargli uno schiaffo che non puoi capire. Perché colpire una persona dove sai che ha il punto debole? Me lo faceva apposta. Mi fai uscire di testa così. Quello è una mer, quello è una persona di mer. Spero solo che se ne vada. Subito dopo le parole di Geremias Rodriguez, il nome di Bossari è diventato trend su Twitter. Gli spettatori si sono schierati quasi tutti dalla sua parte, trovando eccessiva la reazione del fratello di Belen e Cecilia. Le confidenze del giovane a Moser non sono sfuggite a Filippa Lagerbach che, contattata da alcuni spettatori, ha spiegato. Ho avvertito la produzione. Non resta che attendere i prossimi giorni, per conoscere eventuali decisioni prese dal Grande Fratello VIP.